primo motivo che mi sento di dire per acquistare questo smartphone è ovviamente il design. Un design iconico, un design particolare, un design che non ha nessun altro smartphone sul mercato, non tanto comunque per le scelte stilistiche, anche se comunque il frame completamente in alluminio è ricercato anche nei dettagli, con i bordi stondati che facilitano il grip. Abbiamo questa back cover completamente in gomma con un design a diamante che aumenta il grip in modo considerevole e soprattutto gli dà un senso di robustezza che altri smartphone con la back cover in vetro non ci ritornano come sensazione assolutamente. E poi ovviamente abbiamo la tastiera che è iconica di BlackBerry. Una tastiera che cattura subito l'attenzione di chiunque lo guardi. Appena appoggio il telefono su di un tavolo, le persone mi domandano subito: ma che telefono è? E qualcuno magari conosce anche che effettivamente è un BlackBerry, girandolo dietro riconoscono la mora qui sul back cover stilizzata. Quindi sicuramente è un telefono di grande impatto visivo e che sicuramente non passa inosservato. E dato che un po' l'abbiamo già anticipato, parliamo un po' della tastiera. Ebbene sì, una tastiera migliorata rispetto alla prima versione, il Key One, ben 20% in più di spazio per i tasti, una tastiera QWERTY completa e anche l'aggiunta di un tasto che consente di accedere rapidamente a tutte le applicazioni che vogliamo, in quanto la tastiera capacitiva non solo ci consente di scorrere attraverso il testo facendo un doppio tap sulla tastiera, con la possibilità di andare appunto a scorrere precisamente il testo e quante volte siamo trovati magari che dovevamo andare a modificare una lettera oppure una parte del testo e facendo swipe sullo schermo non siamo riusciti mai ad essere precisi. Bene, questa tastiera del BlackBerry ovvia questo inconveniente. Inoltre, dicevo, è capacitiva, ma soprattutto il sensore di impronte intelligentissimo posto qui sulla barra spaziatrice, che possiamo utilizzare appunto come sensore di impronte, ma anche per alcune chicche, come ad esempio la possibilità di poter scattare fotografie private che vanno direttamente in una cartella protetta da password e criptata direttamente dall'app fotocamera. BlackBerry sin dal suo concepimento ha sempre puntato su una caratteristica fondamentale, la sicurezza, e questo, secondo l'azienda, è lo smartphone Android più sicuro al mondo. Non solo il software è leggermente ridimensionato rispetto alle versioni Android normali, nel senso che sono state tolte quelle parti che potevano non essenziali, che potevano essere fonte di problemi, come ad esempio con futuri problemi di backdoor oppure di falle di sistema che magari per anni non vengono risolte. Ma soprattutto il suo software è controllato sin dall'accensione del telefono, c'è un doppio controllo per verificare lo stato di integrità dell'hardware e del software del telefono, che impedisce quindi qualsiasi intrusione. Ma non solo, c'è il software T-Tech che praticamente consente di avere una panoramica del nostro grado di efficienza per quanto riguarda la sicurezza del nostro telefono e ci dà anche dei suggerimenti per poter rimanere sempre con uno smartphone sicuro e protetto da intrusioni esterne. Ovviamente questo non è uno smartphone adatto agli smanettoni perché non si può applicare né il root né sbloccare il bootloader. Altro punto a favore di questo BlackBerry Key 2 è sicuramente l'autonomia. Un'autonomia che, grazie alla batteria da 3500 mAh e al processore Snapdragon 660, oltre allo schermo da 4.5 pollici IPS, insieme riesce a donarci 2 giorni di autonomia con un uso medio e comunque ci porterà a sera con un uso intenso. Quindi sicuramente ottimo per tutti quei professionisti che hanno bisogno di uno smartphone che non debba mai scaricarsi durante la giornata. Quindi autonomia sicuramente un punto a favore. Non raggiunge le eccellenze del Key One. Il Key One davvero, grazie allo Snapdragon 625, era campione assoluto di autonomia, ma comunque è davvero un ottimo risultato per il BlackBerry Key 2. E infine arriviamo all'ultimo punto, quello relativo alla privacy. Sì, perché abbiamo parlato di sicurezza che viene gestita ottimamente da BlackBerry, probabilmente lo smartphone Android più sicuro al mondo, ma anche la privacy è molto importante per l'utenza che appunto si avvicina ad uno smartphone BlackBerry. E ci sono davvero tante opzioni per poter proteggere i nostri dati, a partire dal locker, ovvero la possibilità di poter inserire file, immagini, documenti all'interno di questa cartella protetta, criptata, che quindi non sarà accessibile, sarà completamente separata dal resto del telefono. Per continuare poi con il Password Keeper, che praticamente conserva le password nelle nostre applicative ad esempio, e che possiamo anche effettuare un backup su Google Drive per poter richiamare prossimamente ad esempio quando uscirà un nuovo smartphone BlackBerry.
con uno swipe tre dita sullo schermo attivare questa modalità privacy che ci consente di andare a scorrere soltanto quello che c'è sullo schermo, con una barra che possiamo anche ridimensionare con un doppio tap e quindi proteggere da occhi indiscreti quello che stiamo leggendo. Inoltre c'è anche il Redactor che consente di andare a inviare degli screenshot in cui possiamo cancellare per privacy alcune parti. Sotto questo punto di vista BlackBerry è un ottimo smartphone anche per coloro che sono preoccupati dalla privacy, non solo dei loro documenti ma anche delle operazioni quotidiane che svolgono tutti i giorni. Ultimo punto bonus, vorrei annoverare la fotocamera di questo Key 2, notevolmente migliorata rispetto al BlackBerry Key 1, anche perché BlackBerry ha sentito il feedback dei propri utenti che lamentavano la fotocamera davvero non all'altezza delle specifiche dello smartphone. Qui troviamo una fotocamera molto migliorata, dotata di HDR che funziona bene, abbiamo anche la modalità ritratto per poter scattare soggetti con il famoso effetto bokeh. Vi ripetiamo, non ha performance da top di gamma, comunque i risultati sono davvero molto migliorati rispetto alla prima generazione del BlackBerry Key. Quindi ottimo lavoro da parte di BlackBerry, ovviamente ci aspettiamo che migliorino sempre di più e portino ancora una fotocamera ancora più performante all'interno dei propri smartphone futuri. Bene, con questo concludiamo le 5 buone ragioni per acquistare questo BlackBerry Key 2, uno smartphone non per tutti, uno smartphone che si rivolge più alla clientela di utenti professionisti, utenti che hanno bisogno di uno smartphone completamente sicuro, che possa mettere al riparo i propri dati sensibili e personali, uno smartphone con un occhio d'attenzione alla privacy, oltre che alla sicurezza, e soprattutto con una fotocamera notevolmente migliorata rispetto al Key 1 e quindi possiamo utilizzare anche per i nostri account privati, come ad esempio per postare delle foto sui nostri social. Detto questo, un insieme di caratteristiche davvero molto interessanti per uno smartphone che ha un design davvero unico, che si fa notare, e soprattutto l'unico che abbia una tastiera fisica e che quindi abbia l'unico reminiscenza del vecchio mondo della telefonia, qui però in chiave rivisitata, rimodernata e soprattutto ultra funzionale, come avete visto anche nel video. Se volete acquistarlo è disponibile nei negozi TIM e su Amazon, prezzo di listino 649 euro, potete trovarlo anche in offerta oppure usufruire dell'offerta di TIM. Potete prenderlo anche a rate sempre sul sito TIM con un debito sul conto corrente, se non mi sbaglio, al costo di 10 euro mensili per 30 mesi più contributo iniziale di 49 euro, e a 349 euro totale diventa davvero un best buy per coloro che cercano un device per differenziarsi dalla massa, ma soprattutto che sono attirati da questa fantastica tastiera fisica. Io sono Giuseppe Spera per Chimera Revo e vi diamo appuntamento al prossimo video.